Pronto? Sì, dimmi tutto. Come? Le onde dei cellulari fanno venire il cancro? Ma scusa, me lo dici al cellulare? Le onde dei cellulari sono davvero pericolose? O ancora peggio, fanno venire il cancro? È pensiero comune che nel migliore dei casi non siano certo una boccata di salute. Ma è davvero così? Oggi risponderò nel dettaglio a questa domanda anche attraverso il bellissimo report dell'American Cancer Society. E alla fine del video, oltre a ricevere le più complete evidenze scientifiche, darò anche degli spunti pratici applicabili nella vita di tutti i giorni. Quindi mettetevi comodi che si parte! Ah, se conosci già questo canale, ben trovata o ben trovato. Viceversa, se è la prima volta che atterri qui, molto piacere. Io mi chiamo Mattia Garutti, sono un medico oncologo, mi occupo sì della cura dei tumori in ambito ospedaliero, ma anche della prevenzione e dello stile di vita. Se ti interessano questi temi trattati sempre in modo molto pratico, allora ti invito a iscriverti al canale, che è un modo bellissimo che hai per sostenere la mia attività di divulgazione. Torniamo a noi, le onde dei cellulari sono cancerogene? La risposta comincia da un'altra domanda, che poi è anche il punto di partenza della nostra storia, e cioè: ma che sono ste onde dei cellulari? Facciamo chiarezza. Ogni cellulare, oppure smartphone, è in grado di emettere queste onde, ma anche di riceverle da parte delle celle radio, che possiamo immaginare un po' come delle antenne che sono distribuite, beh, praticamente ovunque. Queste onde, che non sono nulla di misterioso o magico, sono delle semplici radiofrequenze che possiamo immaginare come una tipologia di energia dello spettro elettrico. Elettromagnetico. Guardate qui, con questa foto sono sicuro che diventerà tutto più chiaro. In pratica, lo spettro elettromagnetico è costituito da diverse bande. Troviamo infatti la luce visibile, quella che ci permette di vedere la realtà a colori. Andando a destra, cioè nella parte delle onde a maggior frequenza, troviamo le radiazioni ionizzanti, come i raggi ultravioletti del sole oppure i raggi X delle radiografie. Mentre andando a sinistra rispetto alla luce visibile, quindi nelle onde a minor frequenza, troviamo gli infrarossi, ma anche le microonde e le onde radio, giusto per fare un po' di esempi. Ecco, le radiofrequenze dei cellulari si collocano esattamente tra quelle dei microonde e quelle radio. Bene, ma a che ci serve tutto questo? Noi non è che dobbiamo andare a lavorare per la SIP. Ogni volta che telefoni, un sistema molto complesso si mette in moto per te. E torniamo a noi. Le onde ad alta frequenza, cioè quelle a destra dello spettro visibile, sono definite ionizzanti e sono in grado di danneggiare il nostro DNA. E sono quindi per definizione cancerogene. E cosa dire invece di quelle a sinistra dello spettro della luce visibile? Per esempio le radiofrequenze dei cellulari, così, una a caso. Beh, fortunatamente queste non hanno così tanta energia da poter bombardare e spaccare il nostro DNA. Tuttavia, se veniamo irradiati da una grande quantità di radiofrequenze, ecco che la temperatura del nostro corpo potrebbe salire. Ma fortunatamente è improbabile che questo succeda con l'esposizione a un singolo telefono cellulare. Ma allora, se queste radiofrequenze non sono mutagene, cioè se non hanno la forza di rompere e mutare il nostro DNA, non sono cancerogene, giusto? Aspettate, perché la storia, arrivati a questo punto, si complica un po'. Allora, ho un dubbio. Siamo costretti a introdurre due importanti studi condotti sui topolini. Il primo è uno studio italiano dell'Istituto Ramazzini. Il secondo è stato condotto dal Programma Nazionale Statunitense di Tossicologia. E cosa ci dicono questi studi? Ci dicono cose non troppo rassicuranti, cioè che i topi esposti alle radiofrequenze sviluppavano degli strani tumori ai nervi del cuore, i cosiddetti svannomi, e sembravano avere anche una maggiore incidenza di altri tipi di tumori, come quelli del cervello e dei surreni. Ma il dato forse più inquietante e che non ci saremmo attesi è che le radiofrequenze sembravano associarsi con un aumento dei danni del DNA. Pronto?
Come? Stai andando nel pallone con queste notizie? Prima di farci prendere dal panico, respiriamo e cerchiamo di contestualizzare tutte queste informazioni. Perché questi studi hanno dei punti deboli. Infatti, la prima stranezza, per così dire, è che questi topi venivano irradiati con delle radiofrequenze per 19 ore al giorno, per moltissime settimane, o in alcuni esperimenti addirittura per tutta la loro vita. Anzi, l'irradiamento cominciava addirittura prima che nascessero. Ora, va bene essere golosi di TikTok, ma quanti di noi passerebbero così tanto tempo addosso a un cellulare? Ma c'è un'altra stranezza. Il presunto effetto tossico sembrava manifestarsi solo nei topi che avevano una certa caratteristica, cioè che erano maschi, mentre le topoline sembravano essere molto più resistenti allo sviluppo di tumori. Questo è un po' strano, perché se qualcosa fosse tossico, ci immagineremmo che lo sia tanto per i maschi quanto per le femmine. Infine, c'è un'ulteriore considerazione, e cioè che fino a prova contraria noi, come dire, non siamo topi, non abbiamo la coda, non abbiamo le vibris e soprattutto non squittiamo. Quindi se qualcosa è tossico per un topo, beh, non è detto che lo sia anche per noi. Per tutte queste ragioni molti ricercatori si sono dimostrati scettici o comunque dubbiosi che le radiofrequenze fossero effettivamente cancerogene per l'uomo. Ma a questo punto cosa possiamo fare per dipanare questo dubbio? È molto semplice. Bisognava condurre degli studi nell'essere umano, ovviamente non studi interventistici, perché non sarebbe esattamente etico tappezzare di antenne un essere umano dicendogli vai fai la telefonata più lunga della tua vita. Ecco, non si può fare questo. Quindi ci vengono in aiuto gli studi osservazionali, in cui si osserva per l'appunto chi si espone tanto ai cellulari e chi si espone poco. E ne abbiamo di questi studi? Sì. Fortunatamente ne abbiamo diversi, ma sono tre quelli più importanti. Questi tre studi, che adesso andremo ad analizzare insieme, si sono concentrati sullo sviluppo dei tumori al cervello. Perché il ragionamento è che noi, portando il cellulare all'orecchio, se dovessimo avere un danno, ce l'avremmo nella delicata struttura vicino all'orecchio, ovvero il cervello e i suoi neuroni. Il primo studio è chiamato Interphone ed è uno studio caso controllo, in cui cioè venivano osservate 2700 persone con una diagnosi di glioma del cervello, cioè un tumore del cervello. 2400 persone con diagnosi di meningioma, cioè un tumore benigno del cervello, o meglio di una zona vicino al cervello, e 1000 con diagnosi di neurinoma del nervo acustico. In pratica, oltre 6000 persone con un tumore a livello cerebrale. Questi erano i cosiddetti casi, che venivano confrontati con oltre 6000 persone senza tumore, i cosiddetti controlli. Da qui studio caso controllo. E cosa si è trovato? Beh, niente. Cioè, chi aveva tumori non usava di più il telefono rispetto a chi non aveva tumori. Per essere precisi, una sottoanalisi dello studio ha mostrato come il 10% di coloro che usavano di più il cellulare avesse un rischio maggiorato rispetto a tutti gli altri. Però queste persone dichiaravano un uso talmente estremo da renderlo anche un po' poco credibile. Quindi, a che punto siamo dopo questo studio? Beh, siamo 0-0, palla al centro. Cioè, siamo come prima. Cioè, non sembra che i cellulari siano cancerogeni, ma non possiamo neanche escludere un rischio al 100%. Passiamo allora al secondo studio, in cerca di qualche indizio aggiuntivo. Questo è uno studio di coorte danese su oltre 400.000 individui. In pratica, queste persone sono state monitorate per un periodo di quasi 20 anni, valutando chi avesse sotto scritto un abbonamento per l'uso di telefoni cellulari tra gli anni 80 e 90 e si è cercato se queste persone avessero un maggior rischio di tumori della testa o del cervello o anche di altri tipi di tumori. Risultato? Nessuna associazione. Chi aveva un abbonamento per cellulari in quegli anni non ha avuto un maggior numero di tumori in seguito. Ora, anche se questo studio dovrebbe tranquillizzarci, purtroppo ci sono diversi problemi metodologici che non ci permettono di
chiudere la storia proprio con leggerezza. Infatti, se qualcuno aveva un abbonamento per l'uso di cellulari, questo non ci dice quanto effettivamente utilizzasse quel cellulare. Quindi, nonostante uno studio con centinaia di migliaia di persone coinvolte, ci troviamo ancora poco lontani il punto di partenza, con una mezza serenità in cuore, ma anche un mezzo dubbio nei pensieri. Passiamo così allora al terzo grande studio internazionale. Signore e signori, vi presento The Million Women Study. In questo studio circa 800.000 donne sono state monitorate per oltre 14 anni ed è stato chiesto loro di indicare quanto intensivo fosse il loro utilizzo del cellulare. Ebbene, chi ha risposto di farne un uso importante, secondo voi ha sviluppato più tumori successivamente? La risposta è no. Di nuovo, non abbiamo segnali che l'uso di telefoni cellulari aumenti il rischio di tumori, ma di nuovo rimaniamo con l'amaro in bocca, perché anche in questo studio ci sono dei problemi. Cioè, come facevano gli studiosi a sapere quanto queste donne utilizzavano effettivamente i cellulari? Semplice, glielo chiedevano. E secondo voi questo è un metodo sicuro e infallibile per avere delle risposte vere? Esatto, assolutamente no. Questo perché far leva sulla memoria delle persone espone al cosiddetto recall bias. Cioè, tutti noi tendiamo a dimenticarci quello che ci succede, oppure a sottostimare o anche sovrastimare. In secondo luogo, e questo riguarda anche gli altri due studi, i cellulari che si utilizzavano un tempo e il modo che noi avevamo di interagire con essi è molto, molto diverso da quello contemporaneo. Quindi ciò che abbiamo trovato in passato non necessariamente si applica al nostro presente. Infine, un'ultima considerazione che riguarda tutti e tre gli studi ed è quella che sono stati osservati gli adulti e non i bambini. Ma oggi noi sappiamo che l'utilizzo massivo dei telefoni cellulari interessa anche e forse soprattutto i ragazzi, spesso in giovanissima età. Sembra dunque che ci troviamo in un vero e proprio vicolo cieco. Cioè, non sembrano esserci dei chiari pericoli, ma non possiamo neanche affermare con certezza che di pericoli non ve ne siano affatto. E qui, cari amici, arriva il primo colpo di scena. Perché dobbiamo dare il benvenuto alle agenzie internazionali. Queste sono costituite dai maggiori esperti scienziati al mondo e fanno un lavoro preziosissimo. In pratica prendono tutte le evidenze scientifiche di quel momento, le studiano a un livello di precisione inaudito, le condensano e fanno una bella spremuta. E il succo che ne esce rappresenta la più alta e profonda conoscenza circa un certo tema. Ci sono almeno 5 agenzie che si sono espresse sul tema delle radiofrequenze nei cellulari e tra le due più importanti ricordiamo lo IARC, che fa parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e l'NTP, cioè il programma di tossicologia americana. E cosa ci dicono queste due agenzie? Lo IARC considera le radiofrequenze possibilmente cancerogene, il cosiddetto livello 2B, quindi molto 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 dubbio. L'NTP invece non annovera le radiofrequenze tra i cancerogeni per l'uomo, di fatto per una sostanziale assenza di prove, soprattutto nell'essere umano. Se siete confusi sul da farsi, calma, perché manca ancora un pezzettino importantissimo di questo puzzle, cioè il SAR. Se vi state chiedendo cos'è il SAR, lasciate che ve lo introduca. Il SAR, nominalmente Cell Phone Specific Absorption Rate, è la quantità massima di radiofrequenze che il corpo di chi usa un certo cellulare assorbe. E il SAR porta con sé una buona, anzi un'ottima notizia, e cioè che i cellulari in Unione Europea devono avere un limite. Questo limite è di 2 watt per chilogrammo per 10 grammi di tessuto che assorbe la radiofrequenza. Ora, al di là dei numeri, il concetto importante è uno: esiste un controllo. In altri termini, esiste una soglia di sicurezza all'interno della quale i produttori dei cellulari devono rimanere, e questo è sicuramente un qualcosa in grado di tranquillizzarci, direi, perché ricordiamoci che il problema alla fine non è tanto se un qualcosa è cancerogeno o meno, bensì a quale dose
si pone un rischio per la nostra salute. Bene, dopo aver percorso la storia medica e scientifica legata alle radiofrequenze nei cellulari, vorrei però dare un taglio pratico a questa chiacchierata, come vi avevo promesso all'inizio del video. Ecco allora tre consigli applicabili fin da subito per gestire in modo più consapevole l'esposizione alle radiofrequenze. E l'ultimo è davvero il più prezioso. Il primo è legato alla domanda delle domande, e cioè: devo davvero preoccuparmi delle radiofrequenze? La risposta, ahimè, è una non risposta. Nel senso che, come avete visto dagli studi, anche se le radiofrequenze sicuramente non sono qualcosa di devastante, apocalittico, radioattivo, non possiamo neanche dare per scontato che un'esposizione massiccia oppure cronica sia assolutamente e sempre sicura. Per questa ragione è bene avere un pizzico di consapevolezza e prudenza nell'uso dei telefoni cellulari, sapendo però che c'è già chi vigila su di noi attraverso il SAR. E qui veniamo al secondo consiglio. Devo scegliere un telefono cellulare con un basso SAR? La risposta è non necessariamente. Ogni cellulare infatti avrà un suo limite di SAR, che sarà sempre e comunque più basso del limite europeo o americano, a seconda di dove viviamo. E come si fa a conoscere il SAR del proprio cellulare? Semplice, basta andare sul sito dei vari produttori. Il punto però è che comprare un cellulare con un SAR basso non ci garantisce di avere una minor esposizione alle radiofrequenze rispetto a usare un telefono con un SAR più alto. So che qualcuno di voi si starà chiedendo: sì, ma com'è possibile una cosa del genere? La risposta è molto semplice. L'emissione di radiofrequenza infatti non è costante, ma aumenta o diminuisce a seconda di alcuni fattori ambientali, ed è quindi molto prezioso sapere cosa aumenta la produzione di radiofrequenze. Se siete curiosi di conoscere questi fattori, beh, vi accontento subito. Eccoli. Innanzitutto il tempo che una persona passa al telefono. E vabbè, questa era semplice. La distanza che intercorre tra il nostro corpo e il telefono. E anche questa era abbastanza intuitiva. La distanza tra il cellulare e la stazione radio base. In pratica, più saremo lontani dalla torretta di segnalazione, più il nostro cellulare dovrà emettere un segnale forte per poterla raggiungere. Poi sarà questa inviare il segnale all'altro cellulare con cui stiamo telefonando. Questo per capire un po' come funziona. Chiaramente, se siamo anche dentro un palazzo, avremo maggiori barriere rispetto alla stazione radio. Quindi l'emissione di radiofrequenze da parte del nostro cellulare aumenterà ulteriormente. Un'altra variabile è il traffico di cellulari in una certa area geografica. Infatti, più cellulari saranno stipati all'interno di un certo perimetro, più questi competeranno per la linea, e per poterla prendere il nostro cellulare aumenterà l'emissione di radiofrequenze. Infine, come abbiamo detto prima, ogni cellulare avrà un valore massimo di SAR, che potrà essere più o meno alto a seconda del modello. Passiamo adesso al terzo consiglio, super pratico: come ridurre l'esposizione alle radiofrequenze. Naturalmente, lasciatemi dire che è impossibile azzerare l'esposizione, e del resto non abbiamo neanche dei segnali per cui possiamo dire che ridurre l'esposizione si tramuti in un beneficio per la salute. Ma per chi vuole fare il possibile, ecco dei trucchi pratici. Cercate di usare il cellulare in modalità viva voce, oppure utilizzate delle cuffiette con il filo o anche senza filo. E se vi state chiedendo se le cuffiette senza filo utilizzino le radiofrequenze, beh, la risposta è sì, ma ne emettono molte meno rispetto al cellulare, perché la distanza di segnale che devono percorrere è minima, cioè un metro, quindi dalle cuffie al cellulare. Quelle invece con il filo pressoché non emettono radiofrequenze. Ovviamente, se state tenendo il telefono lontano dalla testa, cercate di allontanarlo anche dal corpo, altrimenti state semplicemente spostando l'esposizione dalla testa al bacino o magari gli organi genitali, se per esempio lo tenete nella tasca anteriore. Un'altra possibilità è quella di scrivere un messaggio anziché parlare al telefono. Sì, ovviamente non fatelo se state guidando, mi raccomando. Un'altra accortezza è quello di limitare l'utilizzo di questi strumenti alle fasce di popolazione
potenzialmente più fragili, quindi i bambini. Attenzione, perché limitare non significa vietare, ma semplicemente evitare che passino 15 ore appiccicati allo schermo, il che peraltro può essere un problema anche per ragioni di natura sociale. Infine, provare a concedersi dei momenti di detox digitale, in cui lasciate il cellulare chiuso in un cassetto e voi andate in giro senza. E oggigiorno, credetemi, questo atto richiede molto più coraggio che scalare una parete rocciosa. Prima di chiudere il video vorrei ricompensare tutti coloro che sono arrivati fino a questo punto. Oltre quindi a darvi la mia gratitudine, vorrei rispondere anche a due domande super frequenti. La prima riguarda il 5G. È vero che è particolarmente pericoloso? La seconda riguarda non proprio i cellulari, ma i telefoni fissi che in realtà sono cordless, cioè senza fili, che magari si usano a lavoro o anche in alcune abitazioni. Anche questi emettono radiofrequenze? Cominciamo dai cordless, per spostarci poi sul tema caldo, caldissimo del 5G subito dopo. Anche se i cordless utilizzano delle onde per comunicare con la loro base, in realtà le loro onde hanno un'energia che è circa 600 volte inferiore rispetto a quella delle radiofrequenze dei cellulari. Per questa ragione quindi non dovrebbero essere paragonati ai cellulari. Infine, che dire del fatidico 5G? Il 5G e i cellulari che lo utilizzano si basano sempre sulle radiofrequenze. Quindi, lo ripeto, il 5G è sempre una radiofrequenza, ma ha una particolarità, ovvero è in grado di operare a frequenze più elevate rispetto alle vecchie generazioni come il 4G o il 2G. E cosa significa questo? Beh, sostanzialmente tutto e niente. Nel senso che non abbiamo chiari segnali che il 5G sia mutageno o pericoloso. Va però anche segnalato che gli studi che non hanno mostrato rischi in realtà hanno studiato il 2 e 3G. Quindi attualmente abbiamo dei dati limitati sulle nuove tecnologie come appunto il 5G. Arriviamo quindi al messaggio conclusivo, ovvero è improbabile che le radiofrequenze si rivelino altamente tossiche o distruttive per l'essere umano, ma gli studi condotti finora non ci permettono di esserne certi al 100%. Per questa ragione a livello di società possiamo operare in due modi. Il primo, che peraltro è una strategia già in atto, è quella di condurre nuovi studi, effettuandoli in modo ancora più accurato e soprattutto studiando meglio proprio le tecnologie più moderne come il 5G, anche se con i limiti metodologici non sembrerebbero dare rischi critici. Il secondo modo di agire riguarda tutti noi e si basa su un utilizzo responsabile e consapevole della tecnologia e dei telefoni cellulari. Questi sono una grande svolta per l'essere umano e non dobbiamo temerli in modo irrazionale o parossistico, ma utilizzarli con saggezza ed equilibrio. E questo vale doppiamente per i bambini. Spero che queste informazioni vi siano state utili e magari vi abbiano anche fatto riflettere. Se così è stato, potete condividere questo video con chi utilizza cellulari. E per non perderti i prossimi video, iscriviti al canale e attiva la campanella. O perlomeno così dicono gli YouTuber. Alla prossima!